la regione paga. La Calabria è tra i principali sponsor del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Oliverio, come Raffaella Carrà, ospite di Paolo Mieli. I fondi europei impiegati per il viaggio e la passerella promozionale del governatore. Una città in lacrime. Corigliano Rossano dona l'ultimo saluto a Stanislao Acri, Daria Olivo e il loro piccolo Pier Emilio, la famiglia distrutta dal tragico incidente sulla 1. Una folla commossa ha partecipato agli struggenti funerali. Vendeva lavoro. Dipendente dell'azienda sanitaria di Catanzaro e sindacalista dell'UGL, finisce in arresto. Prometteva impieghi sicuri, anche nella pubblica amministrazione, dietro compenso. Il canile Lager. Le drammatiche condizioni in cui sopravvivono gli animali ospiti della struttura di località aeroporto a Vibo Valentia. L'associazione Amici degli Animali si autodenuncia e denuncia pochi soldi e boicottaggio contro di noi. Non ci sono vaccini. Il clamoroso caso del centro vaccinazioni di Lamezia Terme. L'odissea e lo stupore dei genitori costretti ad un inatteso dietro front. Bentrovati con l'informazione di LACI News 24. Questi sono i fatti principali del giorno. In apertura la politica e le scelte della regione. La Calabria figura tra i principali sponsor del Festival dei Due Mondi di Spoleto, ma non si capisce molto bene come la rassegna possa incidere sulla promozione della nostra terra. L'inchiesta di Enrico De Girolamo. Cosa abbiano in comune la mitica Raffaella Carrà e il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio è presto detto. Entrambi sono stati intervistati a Spoleto da Paolo Mieli nell'ambito del Festival dei Due Mondi, che si è tenuto dal 29 giugno al 15 luglio. Qui l'ex direttore del Corriere della Sera ha dialogato con 11 personaggi dello spettacolo e dell'informazione, da Carlo Freccero a Marco Travaglio, da Franca Leosini a Gabriele Muccino. Sponsor principale degli incontri di Mieli, questo è il titolo della rassegna, è stata proprio la Regione Calabria, che il 14 giugno scorso, con una delibera di giunta, ha modificato il piano di sviluppo turistico per il 2018 al fine di prevedere la trasferta umbra. Un'operazione per la quale è stato pescato nei fondi europei destinati allo sviluppo del turismo regionale, prevedendo una spesa di 300.000 euro, importo decisamente alto, che comprende però anche il costo dell'organizzazione di un festival itinerante della musica etnica, del quale si sa ancora poco. Difficile al momento sapere in che proporzione siano stati divisi i fondi a disposizione, ma intanto la ribalta di Spoleto è già stata consegnata agli archivi. Resta da capire in che modo l'investimento della regione abbia rappresentato un vantaggio per il settore turistico locale, tanto più che della Calabria non c'era traccia al Festival dei Due Mondi, se si esclude il logo che faceva capolino alle spalle di Mieli mentre realizzava le sue interviste. Bilancio positivo invece per Oliverio, che ha incassato un po' di visibilità mediatica e può anche dire di aver calcato lo stesso palco della Carrà. Enrico De Girolamo per la CNews 24. Voltiamo pagina. Struggente commozione ieri pomeriggio per i funerali di Stanislao Acri, Daria Olivo e il loro piccolo Pier Emilio, le vittime di domenica scorsa di un tragico incidente stradale. Tanti palloncini bianchi, librati in un cielo azzurro intenso, hanno accompagnato ieri pomeriggio l'ultimo saluto terreno di Stanislao Acri, Daria Olivo e del piccolo Pier Emilio, prematuramente scomparsi domenica scorsa in un terribile incidente sulla 1 Milano-Napoli. Una comunità attonita e immersa nel dolore, quella di Corigliano Rossano, piena del ricordo di una coppia e di una famiglia esemplare, conosciuta e apprezzata da tutti, e ricordata nelle parole dell'arcivescovo di Rossano Cariati, Monsignor Giuseppe Satriano. Possa il loro sorriso e il loro amore continuare ad essere per noi monito di maggiore cura per la vita che ci è data. Stanislao e Daria, li abbiamo conosciuti così, un uomo e una donna miti ed umili di cuore, aperti con fiducia al dialogo con te, desiderosi di costruire un mondo migliore attraverso il loro amore, la loro famiglia. Daria aveva anche lasciato il lavoro. Per essere una mamma.
Commoventi e sincere le parole degli ex compagni di scuola, dei colleghi di lavoro e degli amici con i quali Stano, Dario e Pier Emilio dividevano il loro impegno sociale. Perché voglio pensare che la vostra sofferenza è stata terrificante, ma adesso non c'è più. Vi voglio pensare leggeri, andate leggeri come cantava Liverpool, sentitevi il diritto di sentirvi leggeri. In questa nuova dimensione, in quest'ultimo viaggio, leggeri, nel vestito migliore, senza andata di ritorno, senza destinazione, leggero, nel vestito migliore. E sulla testa, un po' di sole e di botta, una canzone addio. Ora vanno via leggeri, sempre insieme, in quel viaggio infinito verso il cielo. Nel vestito migliore, senza andata a La cronaca giudiziaria, ergastolo per i fratelli Nicolino ed Ernesto Grande Aracri, di 59 e 48 anni, ritenuti i capi dell'omonima cosca di 'Ndrangheta attiva anche in Emilia-Romagna. E la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro a carico dei due capi mafia crotonesi per l'omicidio del presunto boss Antonio Dragone, di 61 anni, ucciso il 10 maggio del 2004 con alcune raffiche di Kalashnikov a Cutro, Crotone, mentre viaggiava a bordo della propria auto blindata. Nicolino ed Ernesto Grande Aracri, che in primo grado erano stati condannati rispettivamente a 30 e 24 anni, erano accusati di essere stati i mandanti dell'omicidio di Dragone, mentre l'esecutore materiale Angelo Greco, di 53 anni, è stato condannato a 30 anni, 24 in primo grado. I fratelli Grande Aracri erano stati coinvolti insieme ad Angelo Greco nell'operazione Kiterion, che nel gennaio del 2015 portò all'esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare dallo smantellamento della cosca Grande Aracri. Gli arresti vennero eseguiti in contemporanea con l'operazione Emilia, effettuata proprio in Emilia-Romagna. Ed è stato arrestato un dipendente dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro, oltre che sindacalista dell'UGL. Per lui l'accusa è quella di aver promosso assunzioni nella sanità o in altri enti pubblici, dietro compensi in denaro. Prometteva assunzioni facili nella sanità, negli istituti di vigilanza privata ed in altri enti pubblici dietro la corresponsione di somme di denaro. È finito agli arresti domiciliari con l'accusa di millantato credito Fortunato Perugini, 55 anni, funzionario amministrativo dell'ospedale pugliese di Catanzaro e segretario aziendale del sindacato UGL. No, niente. Ma qua non c'era nessun movimento. Io da un mese e mezzo che sono qua, anche se lui è da un mese e mezzo che era in infortunio, quindi... All'ultimo piano del presidio sanitario Ciaccio dell'Ellis, dove svolgeva le attività lavorative, nessuno si era mai accorto di niente. Se lui faceva queste cose, mi faceva fuori. Ma sarebbero almeno 4 i casi accertati dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria del capoluogo, che ha aperto un fascicolo di indagine affidato al sostituto procuratore Alessandro Prontera. È una vicenda che riguarda sostanzialmente uno spaccato particolare, diciamo, delle nostre realtà, caratterizzato anche da un contesto, da contesti lavorativi precari, quindi diciamo da situazioni di vulnerabilità, di debolezza dei soggetti sul piano economico. E appunto una condotta che approfitta di questa condizione di debolezza e alimenta le illusioni, diciamo, circa la possibilità di accedere a dei posti di lavoro con una certa stabilità. E quindi approfittando di questa situazione, creando una condizione per la quale il soggetto si propone come risolutore di questo problema. Le indagini sono scaturite dalle denunce delle vittime che in alcuni casi, per far fronte alle onerose richieste di denaro, vendevano immobili e beni preziosi per riuscire ad ottenere un posto di lavoro stabile. Significative per la condizione economica dei soggetti ai quali queste richieste venivano rivolte. Quindi erano anche importanti perché inducevano i soggetti a uno sforzo, ad un impegno per recuperare queste risorse finanziarie che erano oggetto delle richieste. Luana Costa per la CNews 24.
Nome in codice Mendacium, l'inchiesta della Guardia di Finanza di Locri che ha scoperto una presunta truffa aggravata in danno del Sistema Sanitario Nazionale che sarebbe stata compiuta da una cooperativa operante nella Locride, la quale gestiva una struttura accreditata dalla Regione come residenza psichiatrica ed autorizzata ad operare con un massimo di 10 posti letto. Le Fiamme Gialle hanno invece verificato un netto esubero delle prestazioni rese dalla struttura senza la preventiva autorizzazione dell'ASP di Reggio. La struttura, ospitando più pazienti di quelli accreditati, avrebbe sforato il budget di circa 2 milioni di euro. Tale sforamento del budget, spiega il capo della Procura di Locri, Luigi D'Alessio, è stato facilitato dall'assenza di controllo a livello regionale circa le prestazioni rese dalle singole strutture accreditate e autorizzate nello specifico settore. Le indagini si sono concluse con la denuncia della legale rappresentante della struttura per truffa aggravata ai danni del Sistema Sanitario Nazionale. E adesso vi proponiamo un reportage. Siamo al canile comunale di Vibo Valentia, che versa davvero in condizioni agghiaccianti, una condizione denunciata dallo stesso gestore, l'Associazione Amici degli Animali, che attribuisce la responsabilità della situazione, diciamo, alle gestioni precedenti, al boicottaggio del personale, alle risorse economiche troppo esigue rispetto ai costi di gestione. Premettiamo che alcune delle immagini potrebbero urtare la sensibilità del pubblico. L'associazione ADA, che lo gestisce, chiede aiuto, ci apre le porte e denuncia l'evidenza. Alza quasi le mani in segno di resa davanti a noi. Un canile al collasso. Vibo Valentia, area industriale di località aeroporto, un lager nel quale gli animali vivono nei loro escrementi che da giorni non vengono rimossi. Cani in cattività, sofferenti, ostaggi di gabbie degradate, di un ambiente malsano, strutturalmente inadeguato e privati delle cure di cui necessitano. Le immagini dicono tanto, ma non tutto. Non raccontano il tanfo insopportabile di un luogo in cui, se ci cammini, rischi di dover gettare un paio di scarpe. Noi abbiamo ereditato questo canile che ha, come si evince, una serie di carenze strutturali, sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista delle condizioni di vivibilità degli animali, sia dall'aspetto logistico, che è impossibile da gestire, e alludo anche alle pulizie. L'ADA prova a spiegare, e nella spiegazione c'è implicita un'autodenuncia ed esplicita una denuncia. Con quella somma, cioè 7.500 al mese, l'associazione non è assolutamente in grado di far fronte alla potenzialità delle spese che giorno dopo giorno si stanno accumulando. A queste difficoltà, dicevo, si stanno aggiungendo da un po' di tempo, stranamente, e ripeto stranamente, una serie di coincidenze che sono finalizzate, secondo noi, a fare in modo che questa gestione in qualche modo venga messa in cattiva luce. L'ADA chiede aiuto mentre si appresta a consegnare le chiavi in prefettura. C'è qualcosa che non quadra in questa storia, qualcosa su cui approfondire. Il degrado non è solo dentro, ma anche fuori. Guardate questa via laterale al canile, quintali di rifiuti sparsi, uno scenario desolante. Ci sono anche i rifiuti del canile. La manodopera che abbiamo ereditato dalla vecchia gestione EMPA, che allo stato talvolta rischia anche di creare delle condizioni di disagio perché si assenta dal lavoro o, come oggi addirittura, aveva annunciato senza le formalità di rito che non si sarebbe presentata al lavoro, quindi nessuno oggi doveva essere qui. C'è speranza? Forse sì. E negli occhi e nello spirito di questa ragazza è qui per portar via un cucciolo a cui ha trovato una famiglia. Il canile è pieno e già farne uscire uno è tanto. Ci piacerebbe far uscire gli anziani del canile, cuccioli è troppo facile. Lei conosce questo luogo, oggi è così, ma così era anche ieri. Di chi è figlia questa situazione? Prova a darci una risposta prima di correre dal suo cucciolo. Ci sono state una serie di gestioni che non hanno facilitato il vivere dei cani all'interno, né le adozioni fuori. Non lo so precisamente, non entro nel merito delle gestioni, io faccio solo volontariato. Cosa serve per uscire da questa situazione? Organizzazione, tanta organizzazione, tanta collaborazione con gli enti pubblici, il comune, i volontari stessi. Da Vibo Valentia per la CNews 24,
Torniamo alla cronaca. I finanzieri del gruppo di Catanzaro, coadiuvati dal reparto aeronavale di stanza di Vibo Valentia, hanno individuato nei pressi di un affluente del fiume Corace 400 piante di cannabis su terrazzamenti creati ad hoc ed inseriti in una fitta vegetazione per occultare la coltivazione illecita. Inoltre, grazie ad alcune perquisizioni domiciliari, sono stati sequestrati 30 kg di semi di cannabis. Le piante venivano irrigate attraverso un sistema artigianale ma efficace, con l'utilizzo di un motore a scoppio per pompare l'acqua. Dalle piante si sarebbe potuto ottenere circa 400 kg di stupefacente per un valore di circa 2 milioni di euro. Due persone sono state denunciate. E intanto a Lamezia Terme i genitori che si recano nel centro vaccinazioni sono costretti a tornare indietro perché mancano i vaccini. Non c'era vaccino, dobbiamo aspettare una settimana. No, no, non abbiamo fatto niente oggi. Ma dovete ritornare quando? I primi d'agosto. Nei locali del centro vaccinazioni, che si trova nel cuore dell'ex comune di San Biase a Lamezia Terme, c'è stato assolutamente vietato di entrare e di fare riprese, ma sono le stesse mamme, uscendo con al collo i figlioletti, a testimoniare ciò che già afferma un avviso posto fuori dagli uffici. Mancano alcuni vaccini, sia obbligatori che consigliati. Le mamme si sono prenotate, ma vengono costrette da giorni a tornare a casa. A denunciare il fatto è l'esponente di Patto Sociale Giancarlo Nicotera. Ma io sono stato contattato da diverse mamme che mi hanno esposto una situazione che riguardava la mancanza di un vaccino di richiamo che era inerente all'antimeningococco di tipo B. Recatomi poi sul posto, invece ho visto che la situazione era assai più allarmante di quella che pensavo, perché mancano ad oggi i vaccini obbligatori, mancano gli esavalenti, che sono dei vaccini fondamentali, specialmente nel primo anno di vita per i bambini. Quello che ha fatto più specie è che stiamo parlando di vaccini obbligatori per i bambini nel primo anno di vita. Tiziana Bagnato per la Cenius 24. In arrivo 20 milioni per i tirocini formativi, la decisione della Regione Calabria di anticipare le risorse necessarie proprio per l'avvio di questi tirocini presso enti pubblici e privati. Abbiamo deciso come Regione di mettere risorse, mettere 20 milioni di risorse per far partire i tirocini in tempi veloci, perché c'è un'esigenza sociale fortissima, non possiamo non tenerne conto e quindi li facciamo partire nei tempi in cui avevamo detto che sarebbero partiti, quindi entro l'estate. Nel frattempo, perché abbiamo deciso di mettere risorse nostre? Perché è giusto dare risposte al territorio, alle persone, però contestualmente vogliamo finalmente, una volta per tutte, portare avanti un'operazione di messa in trasparenza di tutte queste risorse che sono all'INPS, per avere una situazione chiara e definita nell'interesse della regione, ma nell'interesse delle persone sempre. Per cui, mentre oggi avranno risposta perché abbiamo investito risorse, riusciremo finalmente a definire la situazione che dal 2009 non è chiara e faremo un'operazione trasparenza senza penalizzare nessuno. Rossella Galati per la CNews 24. Da gennaio 2019 parte la raccolta differenziata porta a porta a Crotone, lo ha annunciato in conferenza stampa il sindaco Ugo Pugliese. Parte la raccolta differenziata a Crotone, lo ha annunciato il sindaco Ugo Pugliese in una conferenza stampa convocata insieme alla Giunta e ai presidenti delle società in house Acrea Rocco Gaetani e Crotone Sviluppo Gianfranco Turino. Dal prossimo settembre inizierà la campagna informativa rivolta alla comunità pitagorica e da gennaio 2019 si comincerà con il servizio porta a porta. In questo lasso di tempo, grazie all'investimento di 6 milioni di euro, di cui 2 provenienti dalla regione, si acquisteranno nuovi mezzi e tutto il materiale necessario per i cittadini. Abbiamo detto in un anno e mezzo dobbiamo arrivare al 65%, io conto nel primo anno di arrivare al 38%, veramente nei primi mesi. L'obiettivo è togliere i cassonetti dalla strada, non è immaginabile, ci sarà differenziata per forza. Non è ancora immaginabile che in una società civile la gente scenda da casa e butta il water per strada, perché l'ho visto io, l'ho fotografato io.
io, così come i divani, come i frigoriferi. Qua stiamo veramente ragionando altro che immigrati, facciamo la polemica agli immigrati e poi ci comportiamo molto peggio di tante altre persone. Allora, i lavoratori di Acros, così come abbiamo già detto ieri sera all'incontro con i sindacati, verranno assorbiti nel piano, così come visto nel piano industriale, verranno assorbiti man mano che si sale con la percentuale di raccolta differenziata. Da Crotone per la CNews 24. Dirigenti citati nella relazione che ha portato allo scioglimento del comune, che avrebbero atteggiamenti ostativi nei confronti dei cittadini. Il deputato 5 Stelle Giuseppe D'Ippolito vuole vederci chiaro e presenta un'interrogazione al ministro dell'Interno Salvini sulla Lamezia Terme. Si parla delle tre uniche figure apicali che sono a gestire tutte le attività amministrative del Comune di Lamezia Terme. Si tratta delle tre stesse figure apicali che sono citate nella relazione prefettizia che ha preceduto lo scioglimento del Consiglio Comunale, e queste tre figure sono indicate a sospetto come responsabili di attività amministrative che hanno consentito le infiltrazioni di tipo criminale. Vuole vederci chiaro il deputato pentastellato Giuseppe D'Ippolito. Al momento il comune di Lamezia Terme è commissariato e tutte le attività sono in mano a tre dirigenti i cui nomi comparirebbero nella relazione che ha portato allo scioglimento. Ma non solo, per il parlamentare i rallentamenti e gli stop che le attività cittadine stanno subendo sarebbero legati ad impedimenti messi in atto dai funzionari in questione. Ecco perché ha depositato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno Salvini. Si vogliono quasi salvare o forse addirittura una ripicca verso la cittadinanza, assumendo un comportamento di totale estraneità delle vicende delle quali li riguardano. Cioè, voglio dire, loro omettono qualunque tipo di atto che comporti una loro firma e comporti una loro responsabilità. Tiziana Bagnato per la CNews 24. E adesso guardate queste immagini della contrada Scordovillo a Lamezia Terme. Qui sorge e resiste ancora da oltre 50 anni il campo Rom più grande del meridione. Oltre 400 le persone di etnia Rom che sono ormai inquilini stabili dell'insediamento, che si trova a due passi dal centro cittadino. Ne abbiamo raccolto le testimonianze e documentato le condizioni in cui vivono. Lo speciale viaggio del nostro videoreporter Saverio Caracciolo andrà in onda questa sera alle ore 21:30 sulla CTV canale 19 del Digitale Terrestre, anche in streaming su www.lactv.it. E adesso ci spostiamo a Crotone con una cerimonia molto sobria. La città pitagorica ha voluto ricordare ieri sera le vittime della strage di Via D'Amelio. Presente anche il testimone di giustizia Rocco Mangiardi. Erano le 16:58 di domenica 19 luglio 1992 quando una Fiat 126 carica di tritolo esplose a Palermo in Via D'Amelio. Era tutto maledettamente calcolato, poiché quella bomba era destinata al giudice Paolo Borsellino, che si stava recando a casa della madre, proprio in Via D'Amelio. Sono passati 26 anni da quell'attentato che coinvolse anche gli uomini della scorta e come ogni anno in tutta Italia si ricordano quegli eroi. Anche Crotone ha voluto organizzare con Libera e altre associazioni un momento di ricordo, perché ci sono date che non bisogna dimenticare. Ogni anno vogliamo che si risveglino le nostre coscienze per dire che noi per tutto l'anno dobbiamo sentire il peso e la responsabilità di questi episodi. Allora bisogna che ci sia un impegno da parte nostra perché la giustizia vada avanti, perché si cerchino e si continuino a cercare verità e giustizia. Presenti anche i ragazzi dei campi di Libera di Crotone e Isola Caporizzuto, che hanno incontrato e conosciuto la storia di Rocco Mangiardi, l'imprenditore lametino che si è ribellato all'Ndrangheta. C'è bisogno di dire soprattutto ai ragazzi che qua in Calabria le cose stanno cambiando. C'è tanta di quella bella gente che sta cercando di trasformare il male che ha accumulato da altre persone, trasformarlo in bene. E ce la stiamo mettendo tutta. Queste sono le notizie belle. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Alla vigilia dell'apertura della kermesse filosofica di Rocella Ionica, consegna della cittadinanza onoraria a Remo Bodei, uno dei maestri del pensiero contemporaneo.
È stato il neo cittadino onorario Remo Bodei a inaugurare la nona edizione della scuola estiva di alta formazione filosofica Giorgio Colli di Roccella Ionica, organizzata dall'Associazione Culturale Scolè. Bodei, considerato tra i filosofi italiani più illustri e influenti del panorama contemporaneo, ha tenuto a battesimo la kermesse con una riflessione di buon auspicio sul pensare in futuro. Beh, intanto ripensare un grande classico come Marx, che è stato strapazzato ideologicamente per quasi un secolo e mezzo, e oggi invece si rilegge e si capisce, soprattutto in questo periodo di crisi del modello capitalistico, quali insegnamenti c'ha da dare. Naturalmente lui era uno che aveva studiato moltissimo per capire il suo tempo. Oggi non è che uno bisogna stare a ripeterlo a pappagallo, bisognerebbe capire, prendendo spunti da lui, quali sono le novità, per esempio nel campo dell'intelligenza artificiale, delle nuove macchine, della robotica e delle disoccupazioni che probabilmente ci saranno per effetto delle nuove tecnologie, come se ne può uscire. Quindi Marx è importante. Ilario Balì per la Cineus 24. E continuiamo a parlare di Roccella Ionica, scenario dal 26 al 29 luglio della sesta edizione del Roccella Fit Walking. Convegni, stage formativi, musica e buon cibo, ma soprattutto salute, benessere e lunghe camminate. Sarà tutto questo la sesta edizione del Roccella Fit Walking dal 26 al 29 luglio. Alla cittadella regionale a Catanzaro la presentazione dell'evento. La regione Calabria crede in questa iniziativa e non ha soltanto dato il patrocinio, ma per la prima volta ha dato anche un contributo finanziario. Questo perché sia da stimolo ancora di più a che questo evento ogni anno maggiormente cresca all'interno della regione. Sono stati oltre 2.500 gli iscritti alla famosa camminata non competitiva della passata edizione, numeri che incoraggiano gli organizzatori, pronti ad aprire le porte del villaggio presso il largo Rita Levi Montalcini, dove sarà possibile anche fare prevenzione. La Roccella è nuovamente tempo di benessere. Sì, quest'anno l'abbiamo proprio voluta coniare così, perché con la collaborazione con la Com in Italia sarà presente le carovane della prevenzione che stanno facendo il giro d'Italia per portare prevenzione direttamente ai cittadini. Quindi sarà possibile fare radiografie, mammografie, ecografie al seno, visite ginecologiche, si potranno fare la mappatura dei nei, si potrà fare il controllo della vista. È la seconda manifestazione in tutta Italia come manifestazione di Fit Walking. Io dico, mi permetto di dirlo, dal punto di vista estetico credo che sia anche la più bella, perché abbiamo un panorama, abbiamo un ambiente che è fantastico e quindi le persone animano questo ambiente. Rossella Galati per la Cineus 24. Era questo il nostro ultimo servizio, l'informazione torna puntuale alle 20:30. Arrivederci. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Lacinews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. Lacinews 24, la Calabria che fa notizia.